Ciao pecorelle, buongiorno e bentornati sul canale Black Sheep Wool Art. In questo video vorrei mostrarvi l'ultimo acquisto in ambito creativo che ho fatto di recente. Il corriere è passato proprio una mezz'oretta fa e mi ha lasciato un pacchetto di cartone proveniente da Amazon. Che cosa avrò mai comprato? Voi vedete questo astuccio color pelle con un paio di baffi stampati in fucsia e la scritta The Greatest Happiness in Life. Questo astuccio contiene un set da viaggio per lavorare all'uncinetto, molto carino, molto pratico. Ovviamente io so già che cosa contiene questo set, però mi sembrava carino spacchettarlo in diretta con voi. Ho trovato un'ottima offerta perché in generale sia su Amazon sia su eBay questo identico astuccio nella versione color pelle e nella versione color verde acquamarina, che ovviamente contengono le stesse cose, cambia solo il colore dell'astuccio, della busta, i prezzi variano molto, perché, che ve lo dico a fare, è made in China. Quindi il rivenditore era italiano, perché io l'ho acquistato con Amazon Prime, l'ho acquistato ieri mattina e è arrivato appunto mezz'oretta, 40 minuti fa, quindi in 24 ore ho ricevuto il mio oggetto, il mio pacchetto. Però ho visto una grande diversificazione di prezzi per lo stesso oggetto. Si va dagli 8 euro appunto come prezzo base, che è quello che ho pagato io, fino ai 20 dollari o 20 euro a seconda. Quindi io credo di aver fatto un ottimo affare e vi consiglio appunto, se avete intenzione di acquistare un kit del genere, di guardare bene, valutare molto bene le offerte che trovate su internet, perché a seconda dei venditori i prezzi cambiano e anche di parecchio. Ma non perdiamoci in ulteriori dettagli, ora vi mostro che cosa contiene questo astuccino. Allora, l'astuccio è in finta pelle, in plastica, però è molto carino perché ha sia la chiusura con la clip come seconda protezione e poi ha la zip. L'astuccio innanzitutto si presenta abbastanza capiente, oltre a tutta la serie di uncinetti e attrezzi del mestiere ci starebbero comodamente anche un paio di forbici da lavoro abbastanza grosse, in più altri uncinetti e altri aghi. Allora, principalmente io ho acquistato questo kit per, scusate il riflesso, per questi uncinetti. Non perché me ne mancassero, sapete bene che io sono un'accumulatrice di uncinetti, però non avevo uncinetti con il manico ergonomico in gomma. Ho sentito parlare molto bene di questi uncinetti, tantissime mercerie online, negozi di filati li vendono e tutte le opinioni che ho letto al riguardo sono molto positive, per cui ho fatto gioco forza del prezzo molto conveniente di questo set, che non solo mi dava questi uncinetti ma anche una serie di piccoli attrezzi che sono sempre molto utili, e ne ho approfittato e ho fatto l'ordine. Con Amazon Prime non pagate le spese di spedizione perché sono ammortizzate nel costo annuale dell'abbonamento. Allora, apriamo questa busta di plastica e vediamo in dettaglio gli uncinetti. Molto spesso ho visto che vengono venduti dei set online che contengono non tutta la serie completa di misure di uncinetto, quindi dalla più piccola alla più grande, che penso sia l'8 o il 9, ma ne vendono magari 6-8, escludendo i numeri più grandi, quindi magari arrivano fino al 6 o 6 e mezzo e stop. Invece un'altra motivazione che mi ha spinto appunto ad acquistare questo set era che conteneva due uncinetti di grossa misura, che dovrebbero essere l'8 e il 7 se non vado errata, e questa cosa devo dire che mi ha sorpreso e soddisfatto. Allora, vediamo subito, io li ho già mescolati, quindi sono in ordine sparso di grandezza. Partiamo dal più piccolo. Il più piccolo che avete è il numero 2. Il numerino è inciso nella plastica e non si vede purtroppo perché c'è la luce che batte e fa riflesso, però fidatevi di quello che vi dico. Questo è il numero 2 del più piccolo. Poi abbiamo il 2,5, questo giallo, il 3, questo arancione, color corallo, poi, aspettate perché devo anch'io guardare un attimo i numeri, ok, questo è il 3,5, il fucsia è il 3,5, poi il 4 è il turchese, il blu,
l'azzurro. Poi abbiamo il 5 che è il viola, il 5 e mezzo è questo nero. Poi, ah, ho saltato il 4 e mezzo, scusate, questo verde, verde prato è il 4 e mezzo, quindi dopo l'azzurro blu che è il 4 va il 4 e mezzo che è il turchese, pardon. Ecco, quindi adesso li ho già incasinati di nuovo. Allora, 4 e mezzo e 4. Quindi tra il fucsia e il verde c'è il blu del 4. Benissimo, non me li ricorderò mai. Poi abbiamo il 6, che è il rosso. Poi abbiamo il, oddio, aiuto. Il 7, questo rosa è il 7. E il numero 8, l'ultimo, è questo color celeste. Per il momento è logico che mi posso basare esclusivamente su un fattore così di primo impatto visivo, perché dovrei anche testarli sul campo per poter recensirli al meglio. Però, insomma, per il momento vi mostro appunto, vi spacchetto, vi faccio l'unboxing di questo ordine fatto su Amazon e per il momento davvero sono contentissima. Quindi tutto questo popò di uncinetti, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 uncinetti. Poi vediamo cosa contiene questo astuccio, un metro da sarta in plastica morbida, flessibile. Sempre utilissimo portare con sé un metro da sarta quando si gira, perché non si sa mai, ma potrebbe sempre capitare che vi possa servire. Allora, ovviamente in questo metro da sarta ha sia la misurazione in centimetri che in pollici. Poi ci sono dei segnapunti in plastica, in questa bustina sono contenuti quanti? 2, 2, 4, 6, 8, 10, 10 segnapunti, molto bene, anche questi si perdono con estrema facilità ed avere un po' di scorta non fa mai male. Abbiamo un contagiri per il lavoro ai ferri o all'uncinetto. È il mio cane che uggiola, che è sul balcone, ha mangiato una mela e adesso vuole rientrare in casa. Poi abbiamo questo che io credo sia un tagliafilo da dito, cioè voi anziché avere le forbici, vi inserite al dito questo coso e vedete che c'è una lametta. Un po' come nelle macchine da cucire sul lato che hanno questo affarino, questo aggeggio, non mi viene il nome, questo tagliafilo, insomma, e voi inserite il filo e poi zac, tagliate. Quindi è sempre comunque utile. Poi in ultimo abbiamo questa bustina che contiene 6 aghi da lana. Sono quegli aghi con la cruna molto grande, come potete vedere, che servono per cucire i fili volanti alla fine dei vostri lavori, per nascondere i fili sul retro del lavoro. E ne abbiamo 3 di due misure diverse. Abbiamo 3 azzurri che sono i più grandi, come potete vedere, e 3 rossi che sono una misura intermedia. Anche questi sono sempre molto utili ed è sempre bene averne con sé nel proprio kit da viaggio. Che dire quindi, io mi sento di consigliare l'acquisto di questo set da viaggio. Ripeto che c'è anche nella versione verde acqua, però cambia sostanzialmente solo il colore dell'astuccio del kit della bustina. Non cambia il contenuto è sempre questo. Vi metto giù nell'info box il link del venditore da cui ho acquistato questo set per 8 euro. Sono davvero molto contenta e molto soddisfatta per tutto quello che ho visto effettivamente. E che ho toccato con mano, perché sapete bene purtroppo che facendo acquisti online senza poter toccare con mano la merce è sempre un po' ingannevole, un po' rischioso, può andare bene, può anche andare male. Puoi ricevere effettivamente il prodotto che eri convinto di acquistare e per il quale hai fatto l'ordine, oppure puoi anche essere un po' sfortunato, un po' sfigato e ricevere un prodotto di qualità
scarsa, scadente e soprattutto deludente. In questo caso, assolutamente sono molto contenta e molto soddisfatta. Bene, amici, io concludo qui questo video, spero vi sia stato utile. Se avete dubbi, domande, curiosità, non esitate a scrivermi. Vi auguro buona giornata, grazie mille per essere stati in mia compagnia anche oggi. Iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto e attivate le notifiche con la campanella per non perdere tutti i prossimi video in uscita. Vi abbraccio forte e vi aspetto al prossimo video. Ciao!